Hare Krishna a tutti. Oggi continuiamo la lettura dello Srimad Bhagavatam, quinto canto, l'impeto creatore, capitolo 14, la foresta dei piaceri del mondo materiale. Oggi leggeremo due versi, il verso 34 e il verso 35. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Namaste Sarasvate Deve Gora Vani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pashyate Adishatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gora Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo prima il verso 34, il verso 34 non ha spiegazione, quindi leggiamo parola per parola la traduzione e poi leggiamo anche la traduzione e la spiegazione del verso 35. Ricordiamo, siamo al capitolo 14, la foresta dei piaceri del mondo materiale, canto quinto, l'impeto creatore. Allora, verso 34, quacit, talvolta, shitavata adi, shitavata adi. Così come il vento Così come il o un vento, freddo estremo, un freddo estremo, aneka, aneka, i molti, i molti, dvaika, vaika, no, dvaivika, vai scusate, vita, offerta dagli esseri celesti o da poteri che stanno oltre il nostro controllo, vuotika, causati da altri esseri viventi. causati da altri esseri Atmiyanam, causati dal corpo materiale e dalla mente condizionata. Dukkhanam, le molte sofferenze. Pratinararane, pratinararane, nel combattere. Akalpa, incapace. Duranta, insormontabili. Vishaya, dal contatto col piacere dei sensi. Vishanna, triste. Aste, rimane. Traduzione. L'anima condizionata subisce numerose sofferenze fisiche che possono essere determinate dal freddo intenso e da venti impetuosi. Anche le attività di altri esseri viventi e le perturbazioni naturali le arrecano sofferenza. Poiché non riesce a sfuggire a questi problemi, rimane impotente nella condizione miserabile in cui si trova. Allora diventa molto triste perché vorrebbe godere di facilitazioni materiali. Adesso leggiamo il verso 35. Traduzione. Talvolta le anime condizionate si scambiano del denaro, ma nel corso del tempo subentrerà l'inimicizia dovuta all'imbroglio. Nonostante l'esiguità del profitto, le anime condizionate non esitano a rompere la loro amicizia che si tramuta in ostilità. Leggiamo insieme il verso. Talvolta le anime condizionate si scambiano del denaro, ma nel corso del tempo Tempo, subentrerà l'inimicizia subentrerà l'inimicizia dovuta all'imbroglio. dovuta all'imbroglio. Nonostante l'esiguità del profitto, Nonostante l'esiguità del le anime condizionate profitto, non esitano non esito a rompere la loro amicizia, a rompere la loro amicizia. che si tramuta in ostilità. Si tramuta in ostilità. Spiegazione di Sua Divina Grazia Sri Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Lo Srimad Bhagavatam 5.5.8 afferma Pumsastri amituni bhavam hetam tayor mitori daya grantim hau ato griya kshetra sutapta vitair jannasyamo hoyam ham mameti. Questo è un verso tratto sempre da questo canto, dal quinto canto, negli insegnamenti di Rishabhadeva ai figli.
L'anima condizionata, simile alla scimmia, si attacca prima al sesso e quando i rapporti sessuali hanno effettivamente luogo, si lascia coinvolgere sempre più. Cerca allora le comodità materiali, come un appartamento, una casa, del cibo, degli amici, ricchezze e così via. Per ottenere tutto ciò deve ingannare il prossimo, suscitando l'inimicizia anche tra gli amici più intimi. Talvolta questa ostilità si manifesta perfino tra l'anima condizionata e il suo stesso padre o il suo maestro spirituale. Chi non resta fisso nei principi regolatori può trovarsi a compiere azioni colpevoli, anche se è un componente del movimento per la coscienza di Krishna. Perciò noi consigliamo ai nostri discepoli di attenersi strettamente ai principi regolatori, altrimenti il più importante movimento per l'elevazione dell'umanità potrebbe essere ostacolato dal disaccordo tra i suoi componenti. Coloro che desiderano seriamente far progredire questo movimento per la coscienza di Krishna dovrebbero ricordare sempre queste cose e seguire rigorosamente i principi regolatori in modo che la loro mente non sia disturbata. Talvolta le anime condizionate si scambiano del denaro, ma nel corso del tempo subentrerà l'inimicizia dovuta all'imbroglio. Nonostante l'esiguità del profitto, le anime condizionate non esitano a rompere la loro amicizia che si tramuta in ostilità. Hare Krishna. Allora, questo è un quadro completo di quello che succede quando non c'è Krishna al centro, ma quando al centro ci sono i nostri interessi e desideri materiali. Quindi ognuno cerca di godere, quindi godere significa anche godere anche a discapito di altri, anche delle persone che ci stanno più vicino, e quindi da persone amiche si passa a diventare anche ostili l'un l'altro. L'imbroglio, sappiamo, la tendenza a imbrogliare, la tendenza a ingannare è una delle qualità proprie dell'anima condizionata. E quindi naturalmente quando impegniamo i sensi nella gratificazione materiale, nella ricerca del piacere materiale, questi sensi perdono la loro purezza, quindi diventano impuri e quindi emergono tutte le cattive abitudini e le cattive qualità dell'anima condizionata. Per questo il Bhakti Yoga, il servizio di devozione, consiste proprio nel purificare i nostri sensi, perché al momento sono impuri per l'utilizzo che ne viene fatto, perché li utilizziamo per la gratificazione dei sensi. E questo sforzo, questa ricerca della gratificazione, fa sì che questi sensi diventino impuri. Il servizio devozionale ci permette di tornare alla purezza. Qua Srila Prabhupada nella spiegazione riporta subito questo verso molto importante, molto famoso, molto conosciuto del quinto canto degli insegnamenti di Rishabhadeva sui figli, in cui fa proprio questo punto fondamentale: Pumsa Stria Mittuni Bhavan. Pumsa è il maschio, Stria è la femmina. Mituni Bhavan è l'attrazione sessuale, quindi l'attrazione tra maschio e femmina, tutte le specie, non solo in quella umana. Questa attrazione è il principio fondamentale su cui si basa l'esistenza materiale. Quindi dopo che c'è questa attrazione, e quindi quando si sviluppa questo nodo del cuore, l'Hridaya Granthi, questo nodo del legame, allora bisogna cercare delle condizioni che ci permettano di godere ancora meglio. Quindi si cerca un appartamento, una casa, kshetra del terreno, quindi poi arrivano i figli, poi bisogna avere delle amicizie, delle relazioni sociali. Tutto questo è un'illusione. Perché è un'illusione? Perché ci fa credere di essere ciò che non siamo. E per far ciò, per ottenere tutto questo, per ottenere una casa, per ottenere
un appartamento migliore, per ottenere più ricchezze, per ottenere questo, per ottenere quello, uno è costretto a ingannare il prossimo. Quindi inganniamo gli altri e in questo modo nasce anche inimicizia, nasce invidia. Dice, perché quello ha una casa così grande, io no? Perché ha un lavoro che gli permette di guadagnare 2.000 euro al mese e io non ce la faccio neanche a coprire le spese? Nasce l'inimicizia. E a talvolta, Prabhupada dice, questa ostilità, questa inimicizia si manifesta anche all'interno della stessa famiglia, tra padre e figlio. Quindi vediamo come la ricerca del piacere annebbia completamente l'anima condizionata, le toglie ogni intelligenza. Allora qui Prabhupada, in questa spiegazione, dà un'istruzione che è fondamentale per tutti coloro che si vogliono impegnare seriamente nella diffusione della coscienza di Krishna. Prabhupada dice, chi non resta fisso nei principi regolatori può trovarsi a compiere azioni colpevoli, anche se è un componente del movimento per la coscienza di Krishna. È vitale, è essenziale per un aspirante Vaishnava, per un aspirante devoto, rimanere fisso nei principi regolatori. Rimanere fisso nei principi regolatori significa seguire strettamente e rigorosamente le istruzioni del maestro spirituale. Perché, Prabhupada dice, noi consigliamo ai nostri discepoli di attenersi seriamente ai principi regolatori, altrimenti il più importante movimento per l'elevazione dell'umanità potrebbe essere ostacolato dal disaccordo tra i suoi componenti. Se noi non seguiamo questi principi della libertà, questi principi regolatori, quello che succede è che non c'è purezza. Se non c'è purezza, quindi riemergono tutte le cattive abitudini, le cattive qualità. E la forza del nostro movimento è basata proprio sulla purezza nel seguire le istruzioni del devoto esperto, del maestro spirituale, di attenersi scrupolosamente. Qua Prabhupada utilizza questi termini, rigorosamente, di attenersi strettamente, di rimanere fissi, non è un consiglio. Questo è un principio basilare, questo è un principio fondamentale. Perché noi seguiamo questi principi regolatori, questi principi della libertà? Perché ci liberano dall'identificazione col corpo e dai legami con la materia. Perché sono quattro le attività su cui si basa questa società materiale. Il cibarsi di cibo impuro come carne, pesce e uova, l'attività sessuale illecita, il consumo di intossicanti, e il gioco d'azzardo, la speculazione monetaria, la speculazione filosofica. Queste sono le attività proprie di questa società materialista. Seguire i principi regolatori significa liberarsi da questi attaccamenti, liberarsi da questi condizionamenti. Se noi non seguiamo i principi regolatori, agiamo così, come le scimmie. Per questo qua dice l'anima condizionata è simile alle scimmie, che pensa solo a godere, non si pone domande, pensa come poter godere di tutto ciò che la circonda, come sfruttare. E quindi si crea tutto quello che le cattive qualità, invidia, collera, lussuria. Questo perché? Perché non seguiamo scrupolosamente i principi regolatori. E perché è così importante? Ci sono due aspetti del Bhakti Yoga. Un aspetto riguarda questo amore puro per Krishna che è già presente. Per chi invece non ha questo amore puro, questo amore puro lo può risvegliare, lo può ottenere seguendo i principi del servizio devozionale, questi principi che sono dati da Krishna stesso, quindi che sono presenti nelle scritture, e non sono principi così a capriccio, sono principi regolatori che regolano la vita del devoto. E seguendo questi principi noi possiamo
sviluppare le qualità divine e quindi tornare da Krishna. Sappiamo nella Chaitanya Charitamrita il signor Chaitanya illustra quali sono le 26 qualità di un devoto, queste qualità divine che noi sviluppiamo, ma come le sviluppiamo? Solo ed esclusivamente se ci atteniamo ai principi regolatori, se seguiamo il processo del Bhakti Yoga, del servizio devozionale. C'è una bellissima immagine nella Bhagavad Gita, ve la faccio vedere, che è molto bella. E questa immagine, non so se si vede bene, comunque perché la Bhagavad Gita di Garuda e Vishnu, e Garuda sta trasportando Vishnu e Vishnu sta salvando quest'anima condizionata da questo oceano. Questo oceano rappresenta l'oceano delle nascite e morti. Quindi, perché Krishna dice, per coloro che mi adorano e abbandonano ogni attività, dedicandosi esclusivamente a me, assorti nel servizio devozionale e meditando sempre su di me, io sono il liberatore che li sottrarrà presto dall'oceano di nascite e morte, o figlio di Prita. Quindi se noi ci impegniamo nel servizio di devozione, Krishna viene così a liberarci, così come Vishnu, trasportato da Garuda, libera quest'anima condizionata da questo oceano. È fondamentale e comprendere che bisogna essere fissi, un altro termine stira in sanscrito, essere fissi nei principi regolatori, perché altrimenti, Prabhupada dice, anche se uno è un componente del movimento per la coscienza di Krishna, può trovarsi a compiere azioni colpevoli. Questi principi regolatori ci purificano e ci permettono di sviluppare queste qualità. Nel Bhagavatam, nel sesto canto, è spiegato che non c'è bisogno di uno sforzo separato per ottenere queste qualità divine. Basta attenersi al servizio devozionale e le radici dell'attività peccaminosa vengono estirpate naturalmente, vengono estirpate alla radice per colui che si impegna nel servizio di devozione. Per questo Prabhupada dice: è importante che i nostri discepoli, ossia chi è realmente e seriamente interessato, chi desidera, Prabhupada dice, seriamente far progredire questo movimento per la coscienza di Krishna, quindi colui che desidera far progredire questo movimento per la coscienza di Krishna seriamente, deve ricordare sempre questo e seguire rigorosamente i principi regolatori, in modo che la mente non sia disturbata. Se noi non seguiamo i principi regolatori, la mente è disturbata. Da che cosa è disturbata? Dal voler godere, dalla ricerca del piacere. Per questo la mente è disturbata. Ma per chi si dedica al servizio devozionale, per chi si dedica al servizio devozionale, al maestro spirituale, non c'è questione di disturbo. La perfezione per un discepolo e seguire strettamente, rigorosamente le istruzioni del maestro spirituale, avere piena fede nelle sue istruzioni. Appena dubitiamo delle istruzioni del maestro spirituale, appena dubitiamo dei suoi insegnamenti, incominciano i problemi nella nostra vita spirituale, perché questa è la base. Le istruzioni del maestro spirituale dovrebbero diventare la nostra stessa vita e anima. Per questo dobbiamo seguire questi insegnamenti che Srila Prabhupada ci sta invitando a seguire. Se non seguiamo strettamente, rigorosamente questi principi, ci potrebbero essere disaccordi tra gli stessi componenti. Perché? Perché poi ognuno, anziché mettere Krishna al centro, mette se stesso al centro. Mettendo se stesso al centro, si creano solo problemi. Nella vita materiale sappiamo che due persone vicine non possono stare, perché c'è sempre guerra, c'è sempre disaccordo. Se non c'è Krishna al centro, è tutto momentaneo. Anche quello che può sembrare una relazione d'amicizia, una relazione d'amore, è tutto momentaneo, tutto temporaneo. Appena uno non dà più piacere all'altro, la relazione finisce. Quindi
Diventare coscienti di Krishna non significa rinnegare le relazioni, ma significa comprendere veramente cosa significa relazionare in modo cosciente di Krishna, in modo Vaishnava. Consiste nel comprendere che non è mia moglie, non è mio figlio, non è mio marito, è tutta proprietà di Krishna. Mentre materialmente siamo abituati a dare valore, a dare amicizia alle persone che in un certo qual modo ci danno dei benefici. Così come una persona che lavora per qualcun altro, non è che lavora per amore, lavora perché poi alla fine ottiene qualcosa, un salario. E la persona, il proprietario, colui che accetta questo servizio, non è che lo fa in maniera incondizionata, accetta questo servizio perché da questo servizio trae dei benefici. Nel mondo spirituale il rapporto, il servizio è basato sull'amore, il servizio devozionale è basato sull'amore, quindi in questo modo si possono sviluppare queste qualità divine e non corriamo il rischio perdere la purezza che rappresenta la forza del nostro movimento. La purezza è proprio la forza, purezza vuol dire proprio seguire scrupolosamente questi principi regolatori. La via del servizio devozionale del Bhakti Yoga è molto semplice. Prabhupada fa un esempio. È come porre il proprio dito sul naso. Fa così, è semplicissimo. Altre vie, come quella per esempio della via dell'impersonalista, Prabhupada dice come voler poggiare il proprio dito sul naso, però passando da dietro la nuca, facendo passare il braccio da dietro la nuca. E quindi uno deve fare delle acrobazie, non è detto che ci arrivi, poi se uno ha il braccio corto, come nel mio caso, non ci arriva proprio. Invece il servizio devozionale è un esempio di Prabhupada. Il servizio devozionale è così semplice, come toccarsi la punta del naso col dito, è naturale. Impegnandoci in questo servizio si sviluppano queste qualità divine che ci permettono di mantenere la purezza e quindi ci permettono di tornare da Krishna. Altrimenti il risultato di non seguire questi principi, che ripetiamo quali sono, l'astenersi da mangiare carne, pesce e uova, l'astenersi dall'attività sessuale illecita, l'astenersi dall'utilizzo di intossicanti, astenersi dal gioco d'azzardo, dalle speculazioni filosofiche, seguire questi principi insieme al canto dei santi nomi giornaliero, quindi seguire le istruzioni del maestro spirituale, ci permettono di sviluppare queste le qualità richieste per mantenere puro questo movimento per la coscienza di Krishna. Prabhupada dice che questo movimento per la coscienza di Krishna è il più importante per l'elevazione dell'umanità. Quindi noi non dobbiamo ostacolare questo movimento non seguendo rigorosamente i principi regolatori, perché qua Prabhupada dice che questo potrebbe essere ostacolato dal disaccordo tra i suoi componenti, questo disaccordo che si viene a creare se non si seguono strettamente e rigorosamente i principi della libertà. Quindi altrimenti la mente rimane disturbata e noi sappiamo che il nostro peggior nemico è una mente disturbata. Una mente disturbata è in grado di farci fare tante tante attività indesiderabili e detestabili che non ci permettono di impegnarci così come dovremmo invece. Quindi l'invito di oggi di meditare su queste istruzioni fondamentali del nostro fondatore Acharya, di rimanere fissi nei principi regolatori in modo da mantenere questa purezza, quindi seguire questi insegnamenti, perché se noi soddisfiamo il maestro spirituale, Krishna è soddisfatto.
Proprio pochi giorni fa leggevamo in una, sempre nel Bhagavata, in una lezione del mattino, c'è la Prabhupada dice: come si fa a soddisfare il maestro spirituale? Seguendo le sue istruzioni. Prabhupada risponde: questo è l'unico metodo per soddisfare il maestro spirituale. Se il maestro spirituale è soddisfatto, Krishna è soddisfatto. E questo è il nostro dovere, il dovere di ogni aspirante spiritualista, di ogni aspirante Vaishnava, devoto di Krishna, seguire le istruzioni del maestro spirituale. In questo modo possiamo essere degli strumenti all'interno di questo movimento per la coscienza di Krishna, che è un movimento così speciale, perché ha lo scopo di elevare le persone, di liberarle dal ciclo di nascita e morte, quindi da questa sofferenza, da questo oceano, così come c'è questa immagine della Bhagavad Gita, che c'è Vishnu che viene a prendere questa anima condizionata e la libera. Ma noi possiamo essere degli ottimi strumenti se seguiamo le istruzioni così come sono, senza inventare nulla, senza aggiungere, senza togliere. Se non siamo dei buoni strumenti, il pericolo è che si venga a creare disaccordo. Dove c'è disaccordo, non c'è felicità, non c'è pace, quindi non ci può essere amore per Krishna, c'è solo il desiderio di godere o di far godere le persone a sé, a noi care. L'unione, quindi con anche i materialisti, l'unione fa la forza. Questa forza viene data proprio dall'essere puri, e puri significa seguire le istruzioni così come sono. Quindi l'invito è a rimanere fissi, a rimanere seriamente impegnati nel seguire le istruzioni del maestro spirituale. Questo è quello che Srila Prabhupada consiglia a tutti noi. E concludo rileggendo la frase di Prabhupada: perciò noi consigliamo ai nostri discepoli di attenersi strettamente ai principi regolatori, altrimenti il più importante movimento per l'elevazione dell'umanità potrebbe essere ostacolato dal disaccordo tra i suoi componenti. Srila Prabhupada è sempre così chiaro e diretto. Ma se ci sono commenti... Allora ringrazio i devoti qui del tempio, ringraziamo i devoti e gli amici che ci stanno seguendo. Domani riprendiamo il collegamento con la lettura della Srila Prabhupada di Lamrita, la vita di Srila Prabhupada, fondatore acharya del Movimento per la Coscienza di Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.